Precisazioni, accuse di informazione parziale, paventate ritorsioni e chi più ne ha più ne metta. Dopo il servizio di Telerama in cui si è stilata la classifica dei 7 ex consiglieri comunali morosi, si è scatenata su internet una vera e propria bagarre composta al vetriolo. Partiamo dalle accuse arrivate tanto dai diretti interessati quanto da alcuni esponenti del direttivo del Partito Democratico. Servizio su commissione, informazione scorretta perché basata su deduzioni e addirittura pilotata da qualcuno che evidentemente è solo lo strumento di un regista nemmeno tanto occulto che si nasconde dietro le fila della maggioranza politico-amministrativa di questa città. Insomma, la convinzione è che Telerama abbia fornito un'informazione scorretta, e invece no, l'unico errore è sugli anni della morosità, non 5 ma 3. Chiediamo venia, ma i debiti, pure pesanti, rimangono, anche quelli dell'assessore Bruno che, come già specificato nel nostro servizio, ha mostrato i pagamenti parziali e a rate del debito contratto. Quando ci è stato riferito che bisognava restituire, io esattamente il 26 gennaio del 2011, poi riprendere, ho fatto la comunicazione all'ufficio locale, così come detto proprio dall'ufficio competente, ho messo in evidenza che è mio intendimento quella di restituire la somma, e non a caso il sottoscritto ha già versato regolarmente 4 rate. Avendo cominciato a pagare dal 2011 e non dal 2009, come richiesto per legge dal comune, servirà almeno un annetto, ma Bruno promette l'intero debito di 1.215,35 euro sarà prima o poi saldato. Discorso diverso invece per Marcello Cafueri, attuale segretario del Partito Democratico e avvocato locale, che proprio nella funzione della sua attività professionale come difensore dell'ente comunale in una causa ancora in corso, ha chiesto di procedere con la compensazione, ovvero ha chiesto un acconto della sua prestazione, oltre 2.000 euro, che coprirebbero abbondantemente la somma di 1.773,23 euro dovuta allo stesso comune. Sicuramente una procedura auspicabile e sensata, ma a norma di legge non dovuta da parte del comune, visto che si tratta di debiti di natura diversa. Staremo a vedere. Sulla questione gettone di presenza, quello inerente al Consiglio Comunale sulla legalità, raccogliamo la precisazione del capogruppo del PD Tommaso Resta, che sia in consiglio quanto in commissione aveva effettivamente annunciato di rinunciare verbalmente all'importo di 35,15 euro. Ma non basta, come richiesto dal regolamento tale posizione deve essere depositata presso gli uffici comunali competenti, perché in materia di disposizione di diritti personali la volontà deve essere appunto formalizzata, ovvero protocollata. Resta ha ammesso il problema, ma d'accordo con il collega di partito Giovanni Della Porta utilizzerà il gettone di presenza per acquistare viveri da donare all'orfanotrofio delle suore di Sant'Orsola. Tutto risolto? Beh, non proprio. Restano su Facebook gli sgradevoli commenti circa questa presunta parzialità nella stesura dei servizi. Stiano tranquilli tutti, sono accuse che quotidianamente riceviamo in maniera bipartisan, perché la politica, si sa, è come il calcio: ci sono le squadre, ci sono i tifosi e per fortuna ci sono anche i giornalisti. E no, non è un hobby, è solo uno sporco e duro lavoro, ma qualcuno, ce ne darete atto, dovrà pur farlo. No, l'abbiamo beccato in contropiede.